molto importante per noi questa visita perché oggi, come voi sapete, firmiamo un accordo con Haiti per accogliere studenti haitiani nella nostra università. Voi sapete che è la nostra università internazionale che ha tantissimi studenti da tantissimi paesi, abbiamo circa 800 immatricolati stranieri, tanti corsi di studio e quindi è molto bello poter accogliere anche altri paesi come Haiti. Ambasciatore, quanto è importante l'accordo che stipulate oggi qui a Cassino? Merci di m'avoir accordé l'opportunité. L'ambasciatore attribuisce una grande importanza a questo accordo perché ci sono centinaia di giovani haitiani che aspettano di poter accedere alla conoscenza, alla cultura, che nel loro paese purtroppo in questo momento non può essere una priorità per le difficoltà, e poi c'è un grande interesse da parte delle autorità politiche proprio per rendere possibile queste forme di cooperazioni con le università italiane, ma in generale straniere, e questo è un accordo a cui appunto le autorità politiche attribuiscono grande importanza. E cette initiative. Senatrice, a livello politico quanto è importante l'accordo di oggi? Au niveau politique, je dois dire que à chaque fois qu'il y a... Allora, la senatrice ribadisce l'importanza a livello politico perché il paese Haiti è un paese in difficoltà, è un paese in cui è difficile offrire ai giovani delle opportunità di crescita culturale, e quindi un'occasione come questa, un accordo che consente in una spirito di collaborazione tra l'Università di Cassino e l'ambasciata di aiutare gli studenti di Haiti a poter accedere a una formazione di qualità come quella che Cassino può offrire, è ovviamente per il governo un accordo molto molto importante.